Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a Racing Time numero 239, la 239esima puntata dell'anno. Allora, come potete vedere, qui da noi fa veramente ancora tanto caldo, in certi momenti della giornata stiamo a maniche corte. E secondo me tanto caldo ha fatto durante la nottata di Austin, con quella penalità che è stata inflitta a Fernando Alonso nel dopogara, tanto tempo dopo che la gara era finita, gli è andato, pensate, ben 30 secondi di penalità da aggiungere al suo tempo e l'hanno fatto scivolare in quindicesima posizione. Allora, in tantissimi, il motivo è lo specchietto che mancava o che è saltato via, o entrambe le cose. Perché è stata data questa penalità? Perché l'AS ha presentato una protesta in federazione e quindi è stata data questa penalità al pilota dell'Alpine. Ora, in molti mi hanno chiesto se questa penalità fosse giusta o meno. Allora, se la federazione giudica un particolare penzolante di una monoposto pericoloso, deve esporre la bandiera nera col disco arancio con il numero di gara del pilota a cui si riferisce. Uno, e non è stato fatto. Due, quando Alonso, e questo non c'entra nulla col regolamento, ma è solo una constatazione di fatto, quando Alonso ha perso lo specchietto era in una posizione che non era attaccabile da nessuno, quindi non doveva costantemente, essendo in bagarre, guardare tutti e due gli specchietti, era da solo e quindi non andava a creare una situazione di pericolo per la mancanza dello specchietto. Che poi questo sia stato penzolante per tutta la gara, allora squalificalo quando il pezzo rischia di staccarsi. Poi, comunque, io mi aspetto che l'Alpine faccia ricorso perché basta solo interpretare quello che c'è scritto nel regolamento. Poiché se un team vuole presentare un reclamo verso un altro team, deve farlo dentro un termine di tempo e l'AS ha presentato il reclamo contro l'Alpine ben 24 minuti dopo che si era chiuso il termine ultimo per la presentazione di questo reclamo. Quindi questa penalità che è stata inflitta non ha senso di esistere, perché ancora una volta non è stato rispettato nella sua completezza il regolamento. Ora, la cosa grave non è tanto il discorso che sono stati dati 30 secondi ad Alonso, per carità, è una cosa brutta anche sportivamente parlando, dopo un garrone di quello, però se c'è un regolamento va applicato. Il problema è che questo regolamento va applicato nella maniera giusta. Quindi, se tu lo applichi accogliendo un reclamo che arriva 24 minuti dopo, a me qualche dubbio che questo regolamento sia ben conosciuto mi viene. A voi no? Io sì, io questo dubbio ce l'ho e mi aspetto che l'Alpine presenti un reclamo. Non avrebbe senso che questi non lo facessero. Ho sentito che vogliono farlo, però ancora non ho notizia di nessuna presentazione ufficiale. Staremo a vedere. Però ancora una volta rimango un po' sbigottito. Se tu puoi presentare il reclamo entro un tot di ore, devi farlo dentro quel termine. Se lo fai dopo, questo reclamo non è valido. Andiamo a un altro argomento. Questo riguarda il pilotaggio. Vi ricordate, ieri vi avevo detto che Alonso aveva scalato le marce quando era in volo per rallentare la vettura e poi vi avevo promesso che se avessi trovato il video, il fotogramma di quel momento in cui lui atterra e continua a guidare la monoposto per non farla impattare nel muro e per riportarla in pista e ritornare in gara, ve l'avrei fatto vedere. Ebbene, eccolo qua. Guardate, Alonso, che è in totale controsterzo con la sua vettura, ha a sinistra il muro, a destra la pista, con questa manovra riuscirà a portare
la vettura di nuovo in pista. E poi a livello tecnico vi voglio far notare una cosa. La fortuna di Alonso e un po' di tutti i piloti che guidano questa tipologia di nuove vetture con l'effetto suolo, i canali Venturi, eccetera, eccetera, è che il fondo della vettura inizia praticamente a metà della monoposto e non è più avanti, perché ciò ne va a limitare tantissimo i rischi di ribaltamento una volta che due vetture si agganciano e una delle due si alza in aria. Se il fondo fosse, che ne so, molto più simile a quello di una vettura GT, prototipo, eccetera, eccetera, quindi con una porzione importante anche nell'avantreno della monoposto, allora una volta che l'auto si alza in aria è molto più facile avere il ribaltamento all'indietro. Questa è una cosa che è stata concepita e pensata ad hoc in fase di progettazione di questo nuovo regolamento delle vetture ad effetto suolo. Quindi da questo punto di vista, veramente una cosa molto molto importante per quel che riguarda la sicurezza in pista dei piloti. Poi sempre, e con questo concludiamo, chiudiamo il cerchio, riguardo a questo incidente sono state combinate a Lance Stroll tre posizioni di penalità in griglia al prossimo Gran Premio del Messico, che ricordo a tutti sarà domenica, per aver causato appunto questo momento così pericoloso in gara. Sì, lo so, può essere considerato un incidente di gara, però un pilota deve stare attento quando scarta per difendersi da un sorpasso, perché devi guardare, devi vedere, anche se sono frazioni di secondo, ma tu il pilota fai mica vendifrutta. Quindi, anche se sono frazioni di secondo, devi vedere se il tuo avversario è già uscito dalla tua scia e ha iniziato la manovra di sorpasso. Quindi sono totalmente d'accordo con questa penalità, anzi io qualche posizione in più gliel'avrei pure data. E ora veniamo al caso Vettel. A, come dire, accendere questo caso è stato uno di voi, si chiama Michele Miano, ci sentiamo ogni tanto, è un iscritto al canale, è un musicista di successo. E niente, mi ha fatto una domanda ben precisa. E siccome questa domanda è parecchio pertinente, allora gli ho detto: guarda, Michele, facciamo una cosa, ne parlo direttamente nel video di oggi, anche perché diciamo che questa cosa è una cosa molto molto interessante che riguarda la testa del pilota. Allora, iniziamo col dire che in questa foto c'è tanto di bello, tanto a livello sportivo, perché Magnussen non solo si è andato a complimentare con Vettel dopo quelle manovre pazzesche che hanno fatto rivedere il talento cristallino che aveva in Red Bull e anche in una sua prima fase in Ferrari, quando lui riusciva ad andare al limite con quelle manovre pazzesche senza però commettere errori, perché dovete sapere che ci passa una linea sottilissima tra la grande impresa e l'errore clamoroso. Questo per quel che riguarda il pilotaggio, ve lo sottoscrivo, è così. Ma comunque torniamo a questa foto, perché Magnussen mi è piaciuto tantissimo in quanto, oltre ad aver fatto i complimenti direttamente a Vettel, poi davanti ai giornalisti ha detto che quando tu vedi manovre così ti spieghi perché Vettel è quattro volte campione del mondo. Un complimento fantastico fatto da un pilota che A non è uno di quelli facili a superare, B è anche uno di quelli molto tirchi per quel che riguarda i complimenti agli altri piloti. Allora Michele Milano mi chiedeva: ma secondo te, ma com'è possibile che Vettel prima volava, poi a un certo punto dalla Germania, dal Gran Premio di Germania 2018 è successo qualcosa, non è stato più lo stesso, ha iniziato a fare una serie di errori uno dietro l'altro che, attenzione, sono durati fino a quest'anno, fino a quando lui ha annunciato il ritiro. Ebbene, ve lo spiego subito perché questa è una fetta del mio lavoro. Io mi occupo
in selezione azione piloti anche di preparazione mentale dei piloti. La componente mentale è importantissima. Lo vediamo anche con un pilota come Ricciardo. Allora, succede questo, ve la faccio breve perché il discorso sarebbe lunghissimo. Un pilota viaggia veramente quando va al limite con una confidenza, con il mezzo, con la perdita di tenuta, con la staccata al limite, veramente elevatissima. Però questa confidenza si può rompere e di solito si rompe con degli errori clamorosi, proprio come quelli che ha fatto Vettel nel 2018, soprattutto dal Gran Premio di Hockenheim in poi. Ve lo ricordate? Purtroppo sono sicuro che sì, ce l'avete tutti stampato qua. Quello è stato il crocevia di un mondiale che, attenti, non si è perso solo per quell'errore lì, ma anche per degli sviluppi, delle scelte molto discutibili che sono state fatte dal team per appunto sviluppare e aggiornare la monoposto. Però qualcosa lì si è rotto e questo qualcosa è rimasto rotto per tantissimo tempo. E sapete cosa lo fa rimanere rotto? La pressione che i piloti subiscono continuamente, perché un pilota può vincere anche 100, 1000 gare, ma è il primo sempre a dubitare di se stesso una volta che commette un errore. Voi pensate che è l'opinione pubblica che si dimentica che è un campione che ha vinto tanto? No, il primo ad avere dei dubbi è proprio il pilota stesso che dice: oh, porca miseria, ho sbagliato. Allora forse ho vinto perché ho avuto una macchina competitiva, forse non sono così bravo, forse di qua, forse di là. Però al momento che Vettel ha annunciato il ritiro, ha iniziato a correre come quello che abbiamo conosciuto a Monza sotto l'acqua per il suo primo successo, oppure quello dei successi a ripetizione, dove hanno anche rotto le scatole in casa Red Bull. Oppure quello dei primi tempi in Ferrari, quando il pilota antepone il piacere di guida a tutto il resto, e difatti lui ha detto: mi sono divertito. Ebbene, adesso Vettel corre senza pressione, perché sa che sono le ultime gare, pensa a divertirsi, e io ho visto che è venuta fuori quella confidenza incredibile che ha un pilota quando guida un mezzo al limite senza sbagliare. E ripeto, un filo sottile, io stesso che non ho più lo stesso allenamento di prima in pista, la stessa frequenza di prima in pista, quando vado a fare una staccata non è mai uguale a quella del giro precedente o a quella del giro successivo, soprattutto se sono staccate al limite, in sbandata, proprio che se c'è, non lo so, la formichina che in pista ti spinge con la zampetta, ti fa girare per quanto sei al limite. Ebbene, prima facevo delle fotocopie, adesso non ci riesco più perché mi manca quella confidenza, nel mio caso dato dall'allenamento. Però vi posso garantire che il fattore mentale per un pilota è fondamentale. Anche Ricciardo è lì a dimostrarlo. Bene, spero di essere stato esaustivo, soprattutto con Michele Milano, ma anche con tutti gli altri che si domandano il perché di un Sebastian Vettel, che è stato un po' offuscato a livello proprio di lucidità nella guida negli ultimi anni e che adesso è venuto fuori con due garoni pazzeschi come quello di Suzuka o questo di Austin, dove veramente a livello di guida ci ha estasiati. Poi, altra notizia che fa molto rumore, la Porsche si vocifera ai box che sia molto molto vicina a un accordo con la Williams per fornire i motori dal 2026 in poi, entrando anche come proprietaria del team al 50%. Quindi Porsche, dopo il fallimento con Red Bull, ritorna in auge proprio con la Williams e probabilmente a breve ci sarà anche un annuncio se tutti i tasselli andranno al loro posto. E passiamo dalle 4 alle 2 ruote per parlare di MotoGP. Ieri vi ho promesso che avrei fatto un'analisi approfondita di quello che è successo in Malesia con la
la grande vittoria di Peko Bagnaia. È stato incredibile. Questa volta sì, è stato veramente da mondiale più che in altre occasioni. Secondo me questa è la gara della vita. Ha fatto la partenza della vita partendo nono e andando primo dopo pochissimo. E poi, soprattutto, ha tenuto testa a quello che potrebbe diventare la sua bestia nera, ovvero Enea Bastianini, che per tutta la gara, tranne gli ultimissimi giri, dove lui, parlo di Enea, ha avuto un piccolo calo degli pneumatici, soprattutto il posteriore, invece Bagnaia è stato capace di cambiare marcia e involarsi verso la vittoria. Però io, al di là dei complimenti enormi che faccio a Bagnaia, perché è difficile andare a vincere una gara così, dove sai che non devi sbagliare, non devi cadere, lui è stato costantemente in lotta, non è andato in solitaria. Adesso lui ha 23 punti di vantaggio su Quartararo, 2 punti, un 14° posto ed è campione del mondo. Però quello che mi fa veramente incavolare sono due cose. Uno, l'atteggiamento di Ducati. Ragazzi, Ducati, quindi parlo di Ciabatti, parlo di Tardozzi, parlo di tutto il vertice, avrebbe dovuto andare dal team che è quello di Gresini, pilota che tutti noi ricordiamo, e dire: ragazzi, ma che state combinando? E poi la cosa che più mi fa imbestialire è sapere che Bastianini non è un pilota che il prossimo anno correrà ancora con Gresini. No, andrà lì al posto di Miller, compagno di squadra di Bagnaia. Allora tu, Ducati, hai tutto il diritto di dirgli: non attaccare Bagnaia, non attaccare Bagnaia. Perché metti a rischio non una gara, un mondiale. E se tu ti senti tutto il tempo il pilota dietro che va a misurarti le staccate, ragazzi, c'è stato un momento assurdo dove Bagnaia ha attaccato, cioè Bastianini ha attaccato all'interno e Bagnaia, per resistere, è dovuto andare all'esterno. Guardate quant'è più sporca la pista dove gira Bagnaia. E soprattutto guardate l'angolo di piega che ha dovuto fare il pilota della Ducati ufficiale, quindi la numero 63, per rimanere in pista, proprio al limite della perdita di aderenza all'anteriore. Bastianini è molto più in piedi rispetto a lui, molto meno sdraiato, molto meno coricato. È mancato tanto così in quel giro là, come è mancato tanto così quando Bastianini è arrivato lungo, ha scivolato un po' con l'anteriore, ha sfiorato la posteriore di Bagnaia. Ma perché? Cioè, ma perché rischiare un mondiale così? Perché io mi incavolo sia con Bastianini che con la Ducati. Voi direte: vabbè, Bastianini corre per se stesso, ok, ma l'anno prossimo vai là. E quindi ti puoi anche intelligentemente mettere in una posizione dove dici: ragazzi, guardate che io l'ho aiutato, l'anno prossimo sta cosa cerchiamo di renderla, oppure la prossima gara rendetemi il favore. Invece no, è lì che spinge come un matto in cerca del sorpasso, mettendo a repentaglio la gara e il mondiale di quell'altro. Ecco, queste cose io non le concepisco, non le concepisco e mi chiedo come abbiano fatto in Ducati a non andare a bussare lì al team di Gresini e chiedere una condotta di gara diversa, perché loro stessi hanno dichiarato, al di là del segnale che è arrivato a Bastianini con la scritta Bagnaia, che vuol dire nulla. Loro hanno ammesso che siccome Bezzecchi non era riuscito a superare Quartararo, allora non hanno dato ordini di scuderia. Ragazzi, non stiamo giocando a bocce, ci stiamo giocando un mondiale, quindi io non sono d'accordo con questa cosa qua. Bene, puntata conclusa, lunghissima anche oggi. Vi volevo lasciare con gli highlights
della stagione un piccolo filmato di 4 minuti che vi metto in coda, dove faccio vedere qualcosina di quello che noi facciamo in pista. Per carità, non è nulla di trascendentale, però un video molto molto ben fatto, montato dal nostro caro Aldo Botano, che, metto le mani avanti, è riuscito a dare fruibilità pur avendo pochissimo materiale di video e foto a disposizione. Ha reso un video bello e fruibile. Quindi bravo Aldo, grazie. Voi mi chiedete spesso di farvi vedere qualcosa della selezione nazionale piloti. Ecco, questa è una piccola sintesi di una parte della stagione, un video che abbiamo fatto vedere ieri durante la premiazione. Voglio condividerlo con tutti voi. Per il resto vi ringrazio per avermi visto sin qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grosso bacio, grazie ancora sempre di tutto e ci vediamo domani per un nuovo video del TG dei Motori. Ciao!